Bentrovati a tutti i nostri telespettatori e stasera abbiamo una personalità, una persona che negli ultimi tempi è rimbalzato spesso agli onori dei media per un fatto particolare di cui ci parlerà ora. Però prima vi voglio presentare l'ospite di questa sera. Allora, benvenuto professor Claudio Monvecchio. Benvenuto a lei e a tutti coloro che ci vedono. Allora, professore, lei è una personalità del mondo della massoneria che a un certo punto ha fatto una scelta di rottura e ha deciso di venire via. Allora, però, di dimettersi dall'organizzazione. Ora, prima di tutto, per i nostri telespettatori che non la conoscono, se il professore ci può fare una breve autopresentazione del professor, quindi Claudio Monvecchi, nella sua figura di gran maestro del GOI, che poi è fuoriuscito. Brevemente, io ho fatto il professore universitario, sono stato professore ordinario di filosofia politica e filosofia delle scienze sociali e mi sono sempre occupato di simboli. Nella libera moratoria sono stato per 31 anni circa, dove ho ricoperto varie cariche. Sono stato membro del Consiglio dell'Ordine, oratore del Consiglio dell'Ordine, grande oratore del Grande Oriente d'Italia ed infine gran maestro aggiunto, da cui nel luglio di quest'anno me ne sono andato dicendo che non mi riconoscevo più in quello che erano i principi che animo un ordine spirituale esoterico come la libera moratoria del Grande Oriente d'Italia. Questo in sintesi. Ecco, è stato faticoso prendere questa decisione, è stata impegnativa, è una decisione ponderata, una decisione insomma che ha richiesto una bella forza di volontà, immagino. Ponderata sicuramente, dopo essere stato all'interno e avendo ricoperto tutti questi ruoli di rilievo per 31 anni, evidentemente è stata una decisione di un certo rilievo, ma giustificata dal fatto che quando non ci si riconosce più in quello per cui si è entrati, non è più corretto rimanere per la propria coscienza. Se poi qualcuno rimane quando è nelle mie stesse condizioni, sono affari suoi. Certo, è pienamente condivisibile. Senta, ci può fare una brevissima storia della massoneria italiana e i valori tipici e i riti, no? Perché poi hanno un grosso significato sia i valori che i riti nella massoneria. In breve, diciamo che il Grande Oriente d'Italia è nata nel 1805 a Milano, in epoca napoleonica. Il primo gran maestro sarà Eugenio di Beauharnais, sapete che era appunto vice re con Napoleone, e poi praticamente ci sarà tutto il movimento che va dalla fine dell'impero napoleonico fino alla fine delle guerre di indipendenza, e con la fine delle guerre di indipendenza rinasce il Grande Oriente d'Italia, che prima in qualche modo era assopito in gran parte è coinciso con la carboneria, in altre parti era, come dire, in sonno, cioè in gergo vuol dire che non era attivo, ma con l'Unità d'Italia ricomincia e il suo scopo principale è quello di dare all'Italia il ruolo di una nazione moderna, di una nazione in grado di essere vicino alle esigenze sia del popolo sia delle persone che avevano fatto il Risorgimento. I grandi personaggi, Zanardelli, Crispi, tanto per citarne qualcuno, saranno i portabandiere e pretis, saranno i portabandieri di questa grande rinascita dell'Italia, che avverrà anche grazie appunto ai personaggi della libera moratoria. Questo durerà fino all'epoca del fascismo, poi i primi anni del fascismo, siamo nel 24-25, la libera moratoria viene messa al bando e vengono perseguitati i suoi aderenti. Domizio Torregiani, che era l'ultimo gran maestro, finirà in esilio, prima in esilio sarà mandato al confine e poi ritornerà a casa, ma sarà sempre vigilato. Il Grande Oriente rinasce nel primo dopoguerra e continua tuttora la sua storia. Quali sono i valori? I valori fondamentali sono quelli di un ordine esoterico. La parola esoterico vuol dire qualcosa che riguarda la propria interiorità.
la propria interiorità, con lo scopo evidentemente di vivere in armonia con il creato, con il mondo, con se stessi, in una dimensione umana che tiene conto però della necessità di un progresso, che sia un progresso in senso sociale, no? Un progresso che vede, come dire, la elevazione di coloro che non hanno o hanno poco, ma nello stesso tempo anche il progresso spirituale per portare l'uomo sempre a un livello maggiore. Questo in sintesi sono gli scopi della libera moratoria. Questi scopi, uno dirà, ma tante altre associazioni lo possono avere. Bene, questo si realizza tramite una crescita personale, una crescita individuale, che però avviene anche grazie a una dimensione collettiva, che è la loggia, che è il punto fondamentale della libera moratoria. E si manifesta tramite una dimensione rituale. La dimensione rituale è quella che si trova, se uno va in ogni libreria, ma anche su internet, trova specificato quello che può essere il rituale, diventa difficile dirlo, ma il rituale, in poche parole, significa costruire con parole e con gesti una sorta di spazio particolare in cui si può manifestare questa dimensione di crescita, di approfondimento esoterico, di allargamento, di spiritualità, in maniera tale che le persone che vi partecipano possono sentirsi motivate a lavorare su se stessi e anche a portare questo lavoro anche al di fuori. Ovviamente questo è nel caso migliore, l'ideale. Purtroppo, come in ogni situazione della vita, non sempre l'ideale coincide con la realtà. Senta, professore, perché c'è tanta segretezza intorno ai nomi degli iscritti? È così difficile, no? Che anche chi è iscritto, chi partecipa, che lo renda pubblico. Ma guardi, io ho sempre, basta andare al mio nome, parola massoneria su internet, trovo tutto. Io non ho mai avuto problemi a fare mistero di una scelta, che è una scelta personale, ma è anche una scelta di vita, no? Altri hanno questo problema della segretezza, o meglio della riservatezza. Io ritengo che se un grande Oriente o comunque una libera moratoria vuole essere veramente all'altezza del suo ruolo, dovrebbe avere il coraggio di non avere questi problemi di segretezza. La riservatezza è ovvia, cioè nessuno va a chiedere in giro che cosa fa il socio del Touring Club. Evidentemente la storia della libera moratoria è tale che può provocare delle curiosità o anche, in alcuni casi, si è visto anche recentemente, dei problemi di tipo legale. Io personalmente sarei dell'idea che bisognerebbe consegnare tutto l'elenco degli iscritti al procuratore generale della Repubblica, della Cassazione a Roma, in maniera tale che qualora si verificassero situazioni confliggenti con la legge, basta incrociare i dati e trovare subito se qualcuno delinque. Se uno non ha ovviamente problemi di questo tipo, non dovrebbe avere nemmeno problemi a fare questo. Ma purtroppo c'è questa immagine, che secondo me è assolutamente sbagliata, di immaginare che questa segretezza, tra virgolette ovviamente, eccessiva riservatezza, possa tutelare meglio questo processo che dicevo prima di formazione personale. Io credo che sia l'esatto contrario, perché quando succedono poi situazioni di ordine, diciamo, legale, situazioni che hanno a che fare con situazioni giudiziarie, evidentemente tutto l'insieme, tutto l'ordine massonico evidentemente ne risente, perché la gente fa a torto, qualche volta a ragione, di tutte le erbe un fascio, forse più a torto che a ragione, ma questo è quello che penso. La segretezza, l'eccessiva riservatezza, diciamo così, non giova certo a quello che è il buon nome della libera moratoria. Ecco, Un'altra curiosità, professore, perché spesso chi ne fa parte, no? E magari ammette di farne parte, però non vuole, spesso tende proprio a sminuire, no? Come questa sua partecipazione, come fosse qualcosa di marginale nella sua vita, mentre io, da quello che sento da lei, lei parla di un modello di vita, parla di ideali, parla di, insomma, di un coinvolgimento, secondo me, ideale, ma anche fisico, ma anche proprio intellettuale, no? E invece
si sente dire no, ma la massoneria, insomma, sembra quasi che essere associato ad una proloco che organizza delle feste sabato sera o la festa del paese sia assimilabile alla partecipazione ad una loggia massonica. Perché questo? Cioè, perché queste persone hanno questo bisogno di, e soprattutto anche precisare, ma non contano niente, ormai le massonerie non contano nulla, non sono nulla, non so, cioè, perché questo? Guardi, andiamo a monte. Perché uno entra nella libera moratoria? Io preferisco chiamarla libera moratoria che è termine più esatto. Ma di solito entrano per due motivi, per tre motivi. Uno per motivi estetici, perché gli piace anche quell'aspetto estetico, i grembiuli, le fasce, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una parte che desidera quello. C'è una parte che pensa di trovare una moltiplica di interesse. Non è solo la libera moratoria, non so, un Lions, può essere un Rotary, come può essere anche una proloco, no? Uno magari entra in una proloco perché cerca di diventarne presidente e poi pensa di avere un vantaggio politico, per esempio. Quindi c'è qualcuno che entra nella libera moratoria anche perché pensa di poter trovare un vantaggio. C'è infine, e dovrebbe essere invece la norma, quelli che entrano, come giustamente ha detto lei, per trovare una via di miglioramento personale. Evidentemente sta a chi governa la libera moratoria cercare di eliminare sia quelli che entrano per motivi estetici, perché allora è meglio che facciano altro, come eliminare, cioè fare in modo che se ne vadano coloro che invece entrano per problemi di interesse. Io personalmente sono stato presidente di tante commissioni d'esame all'università, eccetera, non ho mai privilegiato nessuno che non fosse in gamba, anche se poteva essere in alcuni casi uno che appartenente alla libera moratoria, no? E quando ero maestro venerabile della mia loggia, quando un fratello che aveva partecipato sempre molto bene ai lavori è venuto da me dicendo: ma io vorrei un aiuto per diventare primario, gli ho detto: figlio mio, hai sbagliato porta, perché io non ho interesse ad avere un fratello che diventa primario perché è nella libera moratoria. A me interessa che ci sia un italiano in gamba, un medico bravo che abbia le caratteristiche per diventare primario, punto. E questo se n'è andato e io sono ben contento. Questo dovrebbe essere. E questo è il vero problema. Ovviamente chi governa una struttura come Grande Oriente d'Italia, che ha 23.000 iscritti, dovrebbe fare in modo che si verificasse quello che ho detto io. Capisco che non è sempre facile perché il numero è elevato. Però i rischi, come dimostrano anche le recenti inchieste giudiziarie, no, sono molto evidenti, anche perché evidentemente lavorando a stretto contatto c'è il rischio che se c'è una mela marcia, e che può capitare non solo nella libera moratoria, poi rovini anche le altre mele. Questo è il vero problema. Ho capito. Senta, professore, perché nel 2023 un individuo può sentire il bisogno di voler vivere le tradizioni esoteriche della massoneria e della fratellanza universale? Ah, vede, lei che fa anche il giornalista, oltre che evidentemente l'avvocato, sa benissimo che siamo, ma non solo da oggi, da tempo, in una crisi di valori religiosi, politici, lo vediamo con l'astensionismo, morali, culturali, è venuto a mancare quello che era l'antica cultura borghese, ma non è stato sostituito altro. E allora c'è una fortissima crisi di identità. E allora molte persone, molte, diciamo le migliori, non diciamo quelle che possono farlo per interesse o per motivi di tipo estetico, sentono il bisogno di trovare una via antica, perché la libera moratoria, cioè le origini storiche recenti datano dal 1717, ma le sue origini sono molto più lontane, perché risalgono al Medioevo, di trovare una via spirituale che possa dargli dei contenuti che fuori nella società non trova, o che almeno trova in misura molto ridotta e molto parcellizzata. Evidentemente poi dipende dall'ambito in cui si trova, perché ogni loggia è una è realtà, quindi ci sono delle logge in cui veramente si sente questa forza di offerta di un percorso, che poi sarà naturalmente individuale, ci sono altre logge che invece non sono così, ma sono semplicemente forme abitudinarie in cui uno entra, si fa degli amici e quindi rimane. Ma è questo
il motivo per cui spinge anche tante persone giovani a oggi a entrare nella libera moratoria in Italia come altrove nel mondo. Ecco, però professore, le logge alla fine sono qualcosa di molto più impegnativo, no? Perché si potrebbe effettivamente, come dicevamo prima, creare anche un gruppo di persone che fanno certi tipi di studi, anche certi tipi, insomma, se si vogliono avvicinare ora lo dirò, e praticamente perché entrare in una loggia? Perché entrare in una loggia è impegnativo, no? Beh, sicuramente è impegnativo perché evidentemente si tratta di conformare la propria vita, no, a quelli che sono questi ideali di crescita. Le faccio un esempio, no? Una loggia è piena di simboli, no? Piena di simboli. E tra i simboli più noti ci sono i tre candelieri che sono al centro della loggia. I tre candelieri simbolicamente rappresentano un punto di collegamento tra il cielo e la terra, no? Un axis mundi, come si dice, e su questi candelieri brilla una luce. Allora, questi simboli non sono qualcosa di esterno, ma uno dovrebbe lavorare per farli entrare dentro di sé, cioè uno dovrebbe diventare effettivamente come quei tre candelieri, che significa dovrebbe dentro di sé fare in modo di essere una luce che brilla, un collegamento tra il cielo e la terra, che simbolicamente vuol dire tra una dimensione materiale e una dimensione spirituale. E questo rappresenta una luce che brilla per sé, ma che brilla per gli altri. Allora lei capisce che questo effettivamente è molto impegnativo, perché questo dovrebbe essere per tutti i simboli della loggia, che sono numerosissimi, e che ciascuno dovrebbe interiorizzare, facendone come degli strumenti propri per il proprio miglioramento. Dipende evidentemente da chi dirige la loggia, dipende dallo spirito che ciascuno mette in questo lavoro, che sicuramente, se fosse eseguito bene, porterebbe effettivamente a una grande crescita individuale e un grande bisogno poi di portare agli altri questa crescita, non per imporre, per carità, ma per dare agli altri lo stesso spirito. E ovviamente uno spirito che si riversa anche in una pratica di solidarietà nei confronti evidentemente di coloro che oltre ai bisogni spirituali hanno anche problemi materiali. Se questo non avviene vuol dire che non funziona, che c'è qualcosa che non funziona, vuol dire che ci sono altri interessi. E allora è un problema da prendere in seria considerazione, perché se uno tradisce questo impegno, questo forte impegno, come giustamente ha detto lei, poi c'è il rischio che, come dire, deragli e prenda altre posizioni, posizioni che possono essere di interesse, di comodità, o anche semplicemente di trovarsi con degli altri, con degli amici, ma senza più interessarsi a quello che dovrebbe essere la propria formazione interiore, che è l'unico vero, fondamentale scopo della libera volontaria. Nella sua esperienza personale, quante persone effettivamente che sono entrate avevano questa consapevolezza? E qua, cioè, lei, col senno di poi, no? Lei può dirci tutti avevano questa consapevolezza o spesso questa consapevolezza non c'era? Spesso questa consapevolezza non c'era e non c'è. Ho incontrato tante persone che sicuramente l'avevano. Ho incontrato tante persone che sicuramente ce la mettevano tutta per lavorare in questo modo. Ho cercato in tutti gli anni in cui ho avuto cariche importanti di portare avanti questo discorso e ho trovato, diciamo, molto sostegno, ma ho trovato anche molte persone che proprio non avevano nessun interesse per questo. Persone pronte a, come dire, a vendersi al miglior offerente pur di mantenere i propri piccoli privilegi oppure per avere qualche distinzione, perché poi le persone hanno sempre una grande attrazione per tutti gli orpelli, per tutte le forme colorate che possono sostituirsi a quello che è la formazione personale. Purtroppo questo è qualcosa che rende la libera moratoria spesso, non sempre, in una situazione di crisi, perché non è in grado di reggere gli scopi per cui è stata costruita, per cui è stata storicamente presente nella società e anche nella formazione degli individui. Quindi la sua domanda è una domanda molto giusta, a cui, come dire, riassumendo la mia risposta, ho trovato molte persone. Non posso dire però onestamente che la maggioranza abbia questo spirito. Bene.
Allora, prima della prossima domanda, devo ricordare ai nostri telespettatori che per guardarci in TV dovete scaricare la nostra app 20 secondi e siamo di nuovo con il professor Claudio Bonvecchio. Intrattenimento, informazione, cultura e molto altro. Aloweb TV, sempre con te, è l'app che ti permette di essere sempre aggiornato in ogni momento della tua giornata e ovunque tu sia. Scarica la nostra app per consultare i nostri contenuti. Puoi farlo da App Store o Google Play. È semplice, sicura, basta un click. È gratuita e la tua privacy è al sicuro. Potrai seguire le nostre notizie e i nostri approfondimenti su Smart TV, smartphone o tablet. Ci trovi anche su alowebtv.it/play. Che aspetti per averci sempre con te? Basta un click. Allora, professore, vogliamo fare chiarezza anche su un altro aspetto, perché molto spesso, soprattutto negli ultimi tempi, si parla molto di logge regolari e di logge irregolari. Che cosa significano? E a volte si parla anche di logge che in parte sono trasparenti e in parte no. Allora, per esempio, Grande Rete d'Italia ha circa 800 logge. Una loggia è regolare quando è all'interno di un ordine riconosciuto da altri grandi orienti internazionali, se ha determinate caratteristiche. Determinate caratteristiche sono l'obbedienza alle leggi dello Stato, il fatto che non ci possono essere atei. Il fatto che sia maschile, perché questo tuttora è una regola accettata per essere regolare, e tutto questo fa di una loggia regolarmente costituita che si riunisce sempre nello stesso posto o comunque ne dà informazione agli organi interni del Grande Oriente e ubbidisce a quelle che sono le costituzioni e i regolamenti del Grande Oriente. Questa è una loggia Scusi, regolare. professore, dove si riunisce le logge si chiama tempio? Il tempio, sì, anche tempio, è una loggia o tempio officina, sono varie possibilità di denominare una loggia. Evidentemente, il fatto che sia una loggia regolare, cioè che sia all'interno di un Grande Oriente, non implica niente, perché non essendoci un copyright, no. Per esempio, in Italia sappiamo che esistono quattro obbedienze abbastanza importanti. Grande Oriente d'Italia che ha 23.000 iscritti, la Gran Loggia Regolare d'Italia che ne avrà 3.000, all'occhio non lo so esattamente, la loggia, gli Alam cosiddetti di Piazza di Gesù che hanno all'interno le donne che avranno circa 5.000, 6.000 iscritti, e poi c'è una quarta obbedienza di cui in questo momento mi sfugge il nome e che ha un certo numero di iscritti. Queste sono quelle più note, ma in Italia ne esistono altre 200 circa, perché non essendoci un copyright, non essendoci delle regole che stabiliscono quando una struttura è regolare, possono sorgere come i funghi e diventano difficilmente controllabili. È la cosiddetta massoneria deviata. Però anche all'interno delle logge cosiddette regolari, perché all'interno di un Grande Oriente, ci possono essere, come ha accennato lei, delle logge che deragliano. Cioè che come si sta vedendo per le inchieste che la magistratura sta portando avanti, ci sono delle infiltrazioni. Le infiltrazioni nascono evidentemente quando non c'è un controllo sufficiente. Non è facile, certo, controllare 800 logge, non è facile, però i rischi che si corrono sono i rischi che la stampa ha messo in rilievo in questi ultimi periodi, ma che in qualche modo è da un po' di tempo che bene o male emergono nell'opinione pubblica. Quindi la regolarità di una loggia è quando è all'interno di un'istituzione, che è una grande istituzione, un Grande Oriente o una grande loggia che è nazionale, tenendo conto che ce ne possono essere altrettante in quanto non c'è una normazione che stabilisce come il copyright di un prodotto oppure una specifica di un'associazione. Ma dall'altro lato esistono ugualmente all'interno delle logge cosiddette regolari situazioni in cui diventa difficile controllare per il numero stesso delle logge, per il numero degli iscritti, che non ci siano deviazioni pericolose. L'ideale sarebbe quello
che però a quanto pare non è tanto gradito a chi dirige queste grandi logge o questi grandi orienti, anche nel GOI, di chiedere allo Stato quali sono le norme per potersi definire, come dire, riconosciute dallo Stato, e quindi evitare che ci possano essere queste situazioni che portano discredito e sono assolutamente causa di profonda turbamento anche nell'opinione pubblica. Ecco, professore, perché quello che lei dice ci fa capire molte cose, no? Però ecco, le volevo chiedere, mi dica se è corretto, a volte si può considerare una loggia regolare magari perché si è fatta riconoscere da delle logge, che posso dire, di paesi africani, sudamericani, dove magari c'è una tradizione anche diversa, magari dove è più facile anche farsi riconoscere. E poi ecco le vorrei, e questo, no, per diventare una loggia regolare. Però ecco, vorrei capire, da un lato abbiamo quindi queste quattro grandi obbedienze che, come dicevamo prima, come ha detto lei più volte, alla fine e non vogliono che siano, non sono interessate più di tanto alla trasparenza, no, sulle proprie, sui propri iscritti, non sono interessate a delle regole certe, no, che stringenti, che rendono le loro organizzazioni completamente trasparenti. Ecco, e dall'altro lato poi ci sono invece queste, quelle che lei ha parlato, altre 200 obbedienze o logge, non so cosa si riferiva, ma che mi chiedo che interesse hanno a qualificarsi come massonerie, quando potrebbero tranquillamente, insomma, chiamarsi veramente Pro Loco X, oppure fare una federazione di associazioni che fanno certi tipi di studi esoterici, eccetera, eccetera, oppure potrebbero, insomma, o religiosi che siano. Ecco, perché, come ce lo spieghiamo, no? Perché si, certo, fa fatica a capire, no? Perché lei ha detto non c'è il copyright, bene, ma io su tante altre cose, nemmeno sul chiamarsi Pro Loco c'è il copyright, oppure associazione di studi esoterici, perché invece si sceglie proprio di voler essere e voler sembrare, no? Perché il caso di riconosciuti o non riconosciuti. Perché? Come se lo spiega tutto questo? Ma, lei ha molto ragione in questa domanda. Va bene, mettiamo una persona che partecipa alla Pro Loco. Si partecipa alla Pro Loco perché, diciamo, la Pro Loco organizza feste, vuol valorizzare un territorio, vuol valorizzare la gastronomia di un territorio, gli aspetti storici, gli aspetti paesaggistici. E quindi si trova per quello. E quindi i rapporti che stringe, certo, possono essere di interesse, possono essere politici, ma sono in un certo senso abbastanza, chiamiamoli così, leggeri. Ma se pensiamo a una persona che entra all'interno di una loggia, che quindi lo fa perché sente un bisogno profondo, il legame che instaura con gli altri è qualcosa che va oltre questi aspetti che abbiamo detto correlati a una situazione contingente come quella della Pro Loco, ma diventa una comunione di intenti che comunque unisce in qualche modo le persone, partecipa a qualche cosa che in qualche modo lo distingue dagli altri che partecipano, quindi stringe comunque dei legami molto forti. Allora, se questi legami molto forti sono indirizzati positivamente, ben vengano, è una cosa assolutamente positiva, perché al di là del lavoro interiore che ciascuno deve fare, se trova dei compagni di strada, ancora meglio. Ma naturalmente, se c'è qualcuno che invece ha altri scopi, evidentemente questo comporta dei legami molto stretti, molto stretti, che però vengono deviati verso un altro obiettivo che la Pro Loco non ha, capisci? E questo è il vero problema. Per questo che sarebbe necessario in qualche modo un controllo, tra virgolette, diciamo tra virgolette, dello Stato, non una sudditanza, ma un controllo per evitare che ci possano essere queste situazioni, perché altrimenti è facile che questo avvenga. Cioè, non avviene sempre, per carità, ci mancherebbe, ma può avvenire, come appunto i fatti che i giornali pubblicizzano in questi periodi, può avvenire. È più difficile che avvenga nella Pro Loco, può capitare anche alla Pro Loco, ma evidentemente i legami che si stringono alla Pro Loco o al Touring Club, mettiamo, sono molto diversi. Il Touring Club
noi uno può andare perché gli piace fare dei giri in bicicletta, perché gli piace giri in montagna, perché gli piace andare in giro, si possono stabilire dei legami di amicizia, dei legami affettivi, ma qui invece si stabiliscono dei legami molto forti di comunanza, di fraternità, infatti si chiamano fratelli, all'interno della Proloco mica si chiamano fratelli. Questo è il vero problema, che può essere, come ho detto prima, un grande valore aggiunto qualora gli scopi siano ben chiari e vissuti correttamente, e naturalmente possono invece causare problemi non assolutamente positivi quando questi scopi evidentemente vengono indirizzati verso qualcosa che non è negli scopi per cui ci si dovrebbe riunire. Una curiosità, ma queste logge hanno un'autonomia patrimoniale, hanno delle disponibilità oppure no? Sì, ogni loggia è, diciamo, quello che uno paga, per intenderci, no? Che non sono cifre enormi, naturalmente, sono assolutamente poche entità, no? Una parte va a Roma, una piccola parte va a Roma per l'aspetto nazionale, una parte va alla regione, perché poi le logge sono collegate ad ogni regione, no? C'è un collegio circoscrizionale delle logge di ogni regione, una piccola parte va lì e una parte va alla loggia sia per pagare l'affitto qualora lo stabile non sia di sua proprietà e per organizzare quello che può essere la vita comunitaria corrente. Quindi questo più o meno è l'impatto patrimoniale. Non è che una loggia può fare investimenti, non è che può comprare titoli o fare altre cose. Questo esula assolutamente dai suoi scopi e poi sarebbe difficile anche farlo. Questo grosso modo è l'impatto patrimoniale. Una loggia, ecco, può anche comprare la sua sede. Se i fratelli si tassano, compra la sua sede. Però capita che ci sono dei lasciti di uno dei fratelli che lascia la loggia? Certo, può lasciare la loggia, può lasciare la loggia a un suo codice fiscale, può fare un lascito che evidentemente può essere un lascito dell'immobile in cui uno vive, o può essere un lascito per fare delle borse di studio, oppure può essere un lascito al Grand Oriente. In questo caso va direttamente alla sede centrale della Libera Moratoria. Senta, professore, quando si costituisce una loggia, le logge regolari, i regolamenti interni alle varie obbedienze sono pubblici, cioè chiunque li può chiedere? Ma i regolamenti interni di solito si trovano anche nei siti del Grado Oriente, come nel sito delle altre obbedienze, si trovano le cosiddette costituzioni e regolamenti, che sono evidentemente delle strutture normative che regolano la vita dell'obbedienza, a cui evidentemente anche le logge si devono sottoporre. Il problema poi è come vengono fatte osservare e come anche questi regolamenti sono tali da garantire la libertà individuale. Uno dei problemi per cui io me ne sono andato dal Grande Oriente d'Italia è per anche una circolare che fu fatta dalla giunta del Gran Maestro, che diceva che i fatti interni al Grande Oriente non potevano essere esportati all'esterno ricorrendo a dei tribunali della Repubblica, e questo secondo me era qualcosa che andava assolutamente contro quello che è la libertà del cittadino, nel senso che se ci sono dei problemi, dei piccoli problemi interni che riguardano la vita, voglio dire, la vita esoterica all'interno della loggia, va benissimo, è ovvio, ma se ci sono dei problemi che in qualche modo si possono qualificare come problemi che riguardano la specificità di un cittadino, i diritti inalienabili di un cittadino, non possono essere risolti all'interno del Grande Oriente, che non è uno Stato, ma possono essere tranquillamente demandate a un giudice esterno, perché altrimenti viene meno il diritto fondamentale di un cittadino della Repubblica. Questo è una cosa che, per esempio, è stato un motivo del mio allontanamento e poi della mia espulsione, perché io me ne sono andato, poi mi hanno anche espulso, perché io ritengo che le leggi dello Stato abbiano comunque il sopravvento su qualsiasi cosa. Mi spiego, se in una partita di calcio c'è un problema col guardialinea perché ha sbagliato alzare la bandierina,
si può tranquillamente risolvere all'interno della struttura calcistica. Ma se uno va dal guardianino e gli dà un pugno in mezzo agli occhi, questo non è più un problema che si risolve all'interno, è un problema che va dal giudice civile, perché questo è un reato, non può essere risolto all'interno. E lo stesso vale anche per il Grande Oriente, ma il Grande Oriente rifiuta questa concezione e ritiene che la maggior parte delle discrasie... Quindi, ad esempio, chi aderisce, no? Ci fosse lei ha fatto un esempio, un reato perseguibile a querela di parte, e quindi uno dei fratelli, se si è impegnato a non rivolgersi alla giustizia pubblica, mettiamola così, alla giustizia statale, non può fare querela. Cioè, se per esempio, come facciamo il caso, per essere chiari, il caso specifico mio, io ho fatto un post, no, all'epoca dell'elezione del presidente Mattarella, in cui ringraziavo il presidente Mattarella, ma dicevo che, insomma, era una colpa un po' del Parlamento che non era stato in grado di eleggere un successore che lo stesso Mattarella voleva. Ho fatto questo post che non parlava del Grande Oriente, che non riguardava il Grande Oriente, no? E a questo post si è associato a me l'avvocato Sansone, che era presidente dei Maestri Venerabili della Lombardia. Io sono stato incriminato per questo post perché il Grande Oriente diceva che io non potevo farlo perché riguardava il Grande Oriente, ma non riguardava per niente il Grande Oriente. E la direzione del Grande Oriente incriminava me per colpire l'avvocato Sassone, che immaginavano potesse essere un concorrente per la prossima Gran Maestranza. Evidentemente io e anche l'avvocato Sassone siamo stati giudicati da una corte interna al Grande Oriente che non aveva nessun titolo per farla. Perché se io non faccio una cosa che riguarda il Grande Oriente, avrò ben il diritto di esprimermi come libero cittadino. A parte che lo dicevano tutti allora, capisce? E se io rifiuto una corte interna per un fatto del genere, no, evidentemente io sono in colpa. Lei capisce che un cittadino italiano cosa fa? Rinuncia al suo diritto di cittadino perché il Grande Oriente si mette in testa che non gli va bene quello che ha scritto e che non è, in cui non è citato il Grande Oriente, in cui non, il Grande Oriente non è parte in causa. È un problema abbastanza importante questo, eh? Certo, sì. Capisce? No, ho capito. Ora non abbiamo tanto tempo, perché però sarebbe molto interessante anche capire perché si vuole, diciamo, lavare i panni sporchi in casa con questi metodi. Cioè, sarebbe curioso. Adesso si parla appunto di un posto del genere, si potrebbe parlare di altre cose. Il rischio è quello. Evidentemente poi il cittadino della Repubblica si insospettisce di fronte a queste cose. Nel mio caso me ne sono andato, perché io non tollero che la mia libertà garantita dalla Costituzione italiana venga messa in dubbio, libertà di esprimermi, ma immaginate, sono professore di filosofia politica, potrò anche esprimere, sia messo in dubbio da una qualsiasi dirigenza all'interno del GOE che lo fa per motivi di nessun altro tipo che non problemi di preservare la sua autorità. Questo non è tanto. Ecco, scusi professore, ma... I fratelli, mettiamola così, possono utilizzare i social, quindi mi sembra di capire da quello che lei dice, sicuramente non li possono usare per parlare della massoneria, per parlare delle varie obbedienze. Magari ci possono mettere il piatto che hanno preparato a pranzo, ce lo possono mettere? Certo, il piatto che hanno preparato a pranzo ce lo possono mettere, però se non sono graditi evidentemente a chi dirige, magari anche il piatto preparato pranzo può essere causa di un processo interno. Se io dico che appunto il Parlamento non si è comportato bene in quella circostanza, è come se io dicessi che io ho fatto un piatto di ravioli, perché non c'entra niente il Grande Oriente, però uno è perseguito per questo. Naturalmente è perseguito perché c'è una, come dire, c'è qualcosa dietro, e questo qualcosa dietro può essere un interesse, può essere, per carità, può essere, certo, un interesse di potere, può essere... Va bene, tutti, mi sembra di capire che, insomma, da tutte le parti si torna sempre lì. Va bene. Allora, senta, molti appartenenti alla P2, quando dopo scoppiò tutto il putiferio, finirono nei giornali, eccetera, e si giustificavano dicendo: ma io non sapevo cosa fosse effettivamente quella loggia.
Allora, intanto le vorrei chiedere se secondo lei era possibile a suo tempo, ma anche ora è tornato questa questione è tornata molto forte, no? Anche in seguito all'arresto di Matteo Messina Denaro, quindi tutte le vicende di Trapani, insomma, i membri, i fratelli coinvolti in questa vicenda, uno che mi sembra è stato anche il suo medico, è stato anche arrestato, eccetera. E allora le vorrei chiedere, ma questo per dare un non per noi, ma per dare un consiglio a chi magari è entrato all'interno di questa organizzazione proprio con quello spirito che diceva lei, e quindi per gli studi esoterici, per la fratellanza, eccetera, ecco, come fa a distinguere un fratello, mettiamo tra virgolette, insomma, un massone? A distinguere una loggia regolare, quindi una loggia che è volta a meditare, ad approfondire le tradizioni esoteriche della massoneria e promuovere la fratellanza universale, da una cosca, quindi da un'altra organizzazione dedita agli affari più o meno opachi, oppure volta ad inquinare la vita pubblica, a controllare la vita amministrativa locale, non solo, a portare avanti disegni eversivi o criminosi. Ecco, come fa uno a rendersi conto e allora, a distinguere? Ma chiaramente parliamo di persone in buona fede, professore, è chiaro che se... voglio dire, partiamo dal presupposto, una persona ben motivata, idealmente... E a voler partecipare, no? Per non arrivare un giorno che viene fuori uno scandalo e dice: ma io non mi ero accorto che quella loggia era, no, non era quello che credevo, ma un'altra cosa. Allora le faccio un esempio personale perché è molto più chiaro. Io alla fine degli anni 70, verso gli anni 80, ero segretario cittadino del Partito Socialista e fui invitato a entrare nella loggia di Pavia. Io feci domanda, ma la ritirai dopo un mese, perché quando cominciai a frequentare, non ero stato ancora iniziato, no? Cominciavo a avere dei rapporti. Una persona che apparteneva, poi risultò appartenere alla P2, mi fece la proposta di entrare in società con altre persone, che non ricordo più, per una vendita di propellente per missili per un paese, non so se africano, non mi ricordo più, oppure arabo. Immediatamente ritirai la mia domanda. Quindi non ero nemmeno entrato, ritirai subito la mia domanda perché io non avevo questo scopo ed entrai anni dopo, subito dopo, quando appunto la P2 fu saltò fuori il problema della P2. Insomma, te ne accorgi quando vedi che a un certo momento la struttura interna e il modo con cui si lavora all'interno di questa struttura va in una certa direzione, beh, insomma, te ne accorgi. Nel caso della P2, che tra l'altro voi sapete bene che al di là di Gelli, che fu condannato, quelli della P2 furono poi assolti dalla cospirazione nei confronti dello Stato dalla Corte d'Appello di Roma. Però, quando le riunioni non avvengono in una loggia, quando non si segue un rituale, perché quelli della P2 non facevano questo, beh, già ti accorgi subito che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che ti riunisci per altri motivi. Che poi dopo sia semplicemente per un do ut des personale o di piccoli gruppi, o perché invece qualcosa di più, questo dipende dalla situazione, ma te ne accorgi, te ne accorgi, a meno che non abbiano l'effetto di Salani davanti agli occhi. Quelli della P2 non erano degli sprovveduti, potevano essere anche delle persone che in buona fede facevano qualcosa. È quello che disse l'onorevole Teodori, che era nella commissione Anselmi, fece la relazione contro la relazione Anselmi, dicendo che molti erano persone che non si interessavano, erano entrati così. Però, insomma, forse una maggiore attenzione avrebbero dovuto mettercela. Perché quando una loggia non segue quelli che sono i dettami specifici per quella formazione di cui abbiamo parlato prima, c'è qualcosa che non va. Comunque, e allora uno se ne va, oppure se ritiene che ci sia qualcosa di criminoso, deve andare alla Procura della Repubblica e denunciare. Questo è il problema. Non credo che le persone non si accorgano, perché ci si accorge. Sì, no, uno entra nella Proloco e invece di organizzare appunto la sagra del tortellino contrabbandano, che so io, capicolli, c'è qualcosa che non funziona.
Ma ecco, poi chiudiamo, professore, che siamo andati veramente lunghi, ma lei è veramente interessante, quindi ho voluto ascoltarla. Credo che chi ci ha ascoltato capirà l'importanza di questo documento che abbiamo prodotto. Il fatto che si diventi fratelli, no? Spesso poi può essere anche indirettamente uno stimolo, non lo so, ho conosciuto un commercialista che è mio fratello, magari ho bisogno domani di un commercialista, vado da lui perché no, e non da un altro, oppure da un avvocato, oppure da un geometra, oppure vado, so, produce mobili bellissimi, compro dei mobili da un fratello e non da uno sconosciuto. Esiste, cioè questo fa parte della massoneria oppure è pericoloso, oppure... Vede, le dico subito, evidentemente se io so, lei ha citato quello dei mobili, no? Se io so che c'è un fratello che produce mobili, posso andare da lui dicendo, senti, ho bisogno di questi mobili. Il problema sa dove sta? Se io voglio che quelli me li dia gratis. Se io per esempio ho bisogno di un dentista, no? So che c'è un fratello dentista e dico vengo da te, l'ho fatto. Però a questo io ho sempre detto, dimmi quanto ti devo. Perché non è un rapporto solo di do, perché dopo il do c'è il des. Io ti do, ma dopo puoi darmi tu qualcosa. Allora io posso andare da uno come posso andare da un altro, ma voglio che sia come una normale prestazione. Se poi lui, prestazione regolare, invece di farmi pagare 50, mi fa pagare 45, lo ringrazio. Ma se non mi fa pagare niente, ci sono dei problemi. Ci possono essere dei problemi, laddove non si tratta, che so io, di una stupidaggine, per carità. No? Ci possono essere dei problemi. E allora il rapporto di fratellanza deve avere sempre dei limiti. Di fratellanza come anche di amicizia, non è tanto diverso. Ci sono essere dei limiti. Perché se questi limiti vengono superati, il rischio che si creino poi sempre situazioni, soprattutto dove ci possono essere degli interessi, che possono poi degenerare. Questo è il vero limite. Lei mi dirà, come si fa a stabilire questo limite? È chiaro che non si può stabilire per legge, però se uno veramente è all'interno dello spirito della libera moratoria, sa che ci deve essere un rispetto anche di questo bon ton. Se non lo fa, c'è da sperare che questo rapporto di do ut des non degeneri. Però è pericoloso, capisce? Allora, professore, le manca la massoneria? Ma a me mancano tutti quei fratelli che condividevano questo spirito. Questo mi mancano, degli altri no. Francamente non mi mancano, per niente. Ma questi che invece erano persone per bene, che lavoravano per se stesse per aiutare gli altri, anche dal punto di vista solidaristico, perché ci sono dei fratelli, gli asili di Torino sono un esempio, oppure quello che è stato fatto in Lombardia all'epoca del Covid, con grande sforzo economico e personale, questo francamente mi manca, gli altri non mi interessano, non sono nemmeno liberi moratori. Ma ecco, perché lei non si è dato... Insomma, non ha creato una loggia che ha tutti questi requisiti anche di trasparenza che dice lei e dove, insomma, questo suo spirito non ha dato vita a lei ad una loggia. Ecco. In questo momento all'interno del GOI c'è una contrapposizione molto, molto forte. Vediamo come va a finire. Cioè, ogni cosa ha i suoi tempi. Come si dice il proverbio, se sono rose fioriranno. Tutte le rose hanno delle spine. Vediamo se poi si riesce a far crescere le rose tagliando le spine. Quindi non spoileriamo nulla, non anticipiamo nulla, stiamo a vedere. Professore, è stato veramente un piacere. Grazie per la sua capacità espositiva di sintesi, anche proprio, secondo me, bravo, ci ha fatto veramente capire molte cose. Professore, grazie, grazie veramente. Grazie a voi e a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci. Bene, io ringrazio veramente il professor Claudio Bonvecchio e ringrazio tutti voi per averci seguito. Grazie e arrivederci.